Eccoci! Ma a quest'ora, dopo le 4:30, no, non ti senti proprio rilassato? Rilassato, poi sarà anche la poltrona, hai visto che Sì, ci, no. proprio, ci fa distendere, tranquilli. Distendere. Dovete sapere che Salvatore, quando iniziava la È super puntata, voleva far così. scomodo, super scomodo! Perché guarda, qui è Poi gli ho detto, tutto... ma devi rilassarti, è Ah, un po' più domenica. così e invece No, no. ti devi Mi rilassare, è stavo per domenica. addormentare. Rilassiamoci, è domenica. Noi stiamo nel nostro divano, come i nostri spettatori che stanno sul loro divano, e adesso Cantiamo. si rilasseranno finalmente anche loro, perché cantiamo. È tornata un ospite che ci aveva promesso che sarebbe tornata, perché qualche domenica fa era successo Abbiamo un avuto po' un un inghippo patatrac tecnico. per problemi tecnici. Oggi abbiamo risolto, abbiamo fatto proprio lo studio apposta per lei, la chiamiamo subito lei. Anzi no! Forse abbiamo un video intro? Ce Ce l'abbiamo? l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Mandiamo il video Guardiamo. intro e poi la chiamiamo. Piove su muri scritti mezzi rovinati. Piove sull'asfalto pieno di rifiuti gettati. Piove nel giorno in cui non sento più l'estate. Piove su di noi in questo autunno inaspettato. Vorrei che il vento pulisse l'aria, che ogni singola goccia fosse storia. Eccola! Finalmente! Buon pomeriggio, Ma bentornata! anche il compagno di lavoro, nonché di vita, vabbè, Esatto. facciamo un po' di pettegolezze È che mi piacciono, certo. e lui è Brian Buon Riente! Buon pomeriggio, pomeriggio! ragazzi! Grazie, Buon pomeriggio! buon pomeriggio a Finalmente voi! siete tornati, come Sì, state? tutto bene, è domenica anche per noi, È quindi. domenica anche per voi, non avete un divano, non avete la Quelle poltroncina, sono però scomode, vero? avete il Sono comodissimo, comode. Perché quelle, comodissimo, sì. prima avevamo quelle, adesso abbiamo... Vabbè, tutte scomode. No. Siccome adesso funziona il cavo, funziona la chitarra, funzioni tu, Esatto. funziona tutto, Funziona la vostra cantiamo! E coppia. l'altra volta C'era abbiamo solo da parlato, cantiamo. cantiamo! No, ma così, Sì, a subito, bomba, così, a bomba. cantiamo! Va bene, va Proviamo? bene. Va bene. Allora, il primo brano che Sì. ci volete cantare è Le parole che mi hai detto, giusto? Esatto. Ok, quindi adesso. No, no, Ascoltiamo, aspetta, dobbiamo ve lo presento. introdurre. Dobbiamo Sì, presentiamo, presentare. È un po' ascoltiamo. da tracker, vai. Almeno. Allora. Con le parole Che che mi mi hai hai detto, detto, canta Margot, accompagnamento musicale di Brian Riente. Riente. Vai, tutto Bene, vostro. lo posso alzare? Mi alzo. Vai, vai. Alzati, alzati, tanto ti segue, la nostra regia ti segue. Ok, grazie. Capita troppo spesso, le parole sono vento, accendono la fiamma che pensavo di aver spento. Ma cosa si nasconde? Chissà che cosa c'è dietro alle parole che hanno un peso su di me. Ma perché me ne sto qui a fantasticare invece di ballare insieme a chi se ne sta lì? In attesa di un sorriso, il sole all'improvviso, ma tu che ne sai di tutto il bene che mi fai, come vento sei. Ah, 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 ah. È capitato adesso, le parole in un momento volano e feriscono ed ora me ne pento. Ma cosa mi prende? Chissà che cosa c'è. Io tendo a sabotare ogni cosa intorno a me. Ma perché me ne sto qui a pensare male invece di ballare insieme a te che stai qui?
in attesa di un sorriso che meriti da tanto, ma tu che ne sai di tutto il bene che mi fai, come vento sei. Ah, 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 ah. Brava, grazie. Complimenti, bravissima. Che voce, rilassati. E queste erano le parole che mi hai detto. Uscita questo luglio, quindi sì, esatto, il 23 fresca, luglio fresca. Sì, 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 proprio fresca, fresca. Cioè, sì, beh, comunque ha fatto già il suo piccolo percorso. Sì, io già mi sento ancora d'agosto. Ma sì, siamo vero, a Natale. Purtroppo è anche il clima che sì. Ce lo fa credere. Però sì, già mi ha dato le sue piccole soddisfazioni, le mie piccole soddisfazioni, questa mia nuova creatura. Mm-hmm. Che racconta questo brano? Che racconta? L'importanza delle parole delle parole, cioè che le parole hanno su di noi, sulla nostra vita, su insomma l'importanza che gli diamo, il peso che gli diamo. Tra l'altro il titolo, stavo pensando adesso con Brian, era parte del testo che poi invece è stato modificato. E mm-hmm. Che era? Qual era il titolo? Questo. Le parole che mi hai detto faceva parte del testo, invece non lo dico mai nel testo. Però poi è rimasta l'importanza di effettivamente le parole che mi hai detto hanno un peso su di me, quindi è un po' totale, racchiude tutto il senso della canzone. E c'è qualche persona che ha più influenza sulle parole che ti dice? Beh, sicuramente sì, sono le persone più vicine che solitamente sono quelle che poi ti influenzano di più e tutto ciò che dicono condizionano il tuo modo di pensare, di essere, insomma, mm-hmm. senza andare a modificare quello che certo. sono realmente, però che in accezione positiva ovviamente, condizionare sì, in accezione positiva. Potrebbe essere anche in accezione negativa, nel senso se dovessi litigare con Brian sicuramente la giornata non andrebbe. Chissà che parole come? Volerebbe. Esatto, però, sarebbe colpa sua, ovviamente, no? No, quindi... no, assolutamente. Anzi, infatti. Però ecco, Margot questa... è solidarietà femminile, capito? No, no, infatti. Però ecco, hai preso ecco, un punto della canzone che volevo sottolineare, ovvero il fatto che c'è questa doppia valenza delle parole che sono importanti, sia quelle che dici tu agli altri. Che quelle che ti vengono dette, quindi effettivamente il testo tratta anche molto di questa doppia valenza, appunto, certo. delle parole, appunto. Mi ricordo dalla volta scorsa che sei venuto a trovarci che tu nasci da una famiglia di artisti, quindi esatto, papà sì. musicista, le tue sorelle fanno musica, esatto. E ho letto adesso, spulciando un po' la tua biografia, che prima cantavi in un gruppo, adesso sì. hai sentito l'esigenza di diventare solista. Com'è esatto. nata questa voglia? Allora, innanzitutto questo gruppo vocale, io ancora ne faccio parte di questo gruppo vocale, sono in corso, anzi li saluto tutti. Salutiamo. Venite 4 marzo domenica insieme. Esatto. Però ecco, è un percorso che faccio parallelamente a quello del progetto da solista, perché avevo proprio appunto l'esigenza di dovermi esprimere con la mia musica e cercare di appunto comunicare dei concetti e delle idee che per me sono importanti e che vorrei far anche viaggiare insieme mm-hmm. alla mia musica, che ritengo appunto potrebbe essere una cosa bella, spero certo, che faccia piacere certo. a qualcuno. Cioè, a noi sicuramente fa piacere, penso anche ai nostri telespettatori. Ad esempio, appunto, quando tu scrivi sì. tutto tu. No, non tutto, cioè spesso sul testo, soprattutto sul testo... Scrive tutto Brian. Lui, quindi? No. È un lavoro che facciamo anche un po' insieme. Un po'. Fate cambio, Margot dirà il posto, Salvatore dirà il posto di Margot. Scrivete un po' e un po'. No, è un lavoro che facciamo insieme, nel senso ci sono brani che ho scritto totalmente io e brani in cui è intervenuto anche lui, sia sulla parte musicale e armonica,
che su quella del testo, però è un lavoro che si fa insieme. E poi beh, invece si mi hai microfonato? Sì, sì, sì. Ah, sì, perché non parlare. Non parla niente con lui. No, lui non parla mai. Ma c'hai presente Fabio e Mingo? Io so Fabio. Sto dietro, sì, capito? Sì, esatto, tu tranquillo. Sì, sì. Fabio. Fabio. No, Fabio, dopo tre di diretta siamo tutti un po' così. Quindi anche tu fai parte del processo musicale e quindi anche del progetto Margot. Beh, sì. A tutti, sì, sì, come a pieno titolo. Coautore, dai. Tu completi il quadro, termine, diciamo. Sì, coautore, sì. E noi ti conosciamo perché sei stato anche qui con i Cuzzo. Esatto. Che sì, mi sono entrati nel cuore da quel momento, ormai vi ascolto sempre, anzi tornate a trovarci. Quando sì, vuoi. Sì, venite, venite, anche perché lì è stato poi un momento di tanta musica, vabbè, voi siete dei pazzi scatenati. E anzi tu, quando sei con i Cuzzo sei scatenato e quando sei con Margot... Tranquillo. Ma che, perché fondamentalmente io sono un bipolare. Sei gemelli? Eh? Sei un gemelli? No, sono cancro. Ah, vabbè, allora no, non c'entra. E niente da fare. La famiglia dei Cuzzo resta perché è anche sì, il tuo produttore. Esatto, Matteo è il mio produttore, quindi infatti stavo il dicendo cantante, che poi il processo, no? Il cantante è il leader dei Cuzzo, li chiamate sì, così qua. Sì, sì. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Vabbè, lo leggiamo come si scrive. Esatto. Sì, lui è il mio produttore, infatti stavo dicendo che appunto il processo nasce in casa tra noi due, cioè nel senso la scrittura del brano e poi viene terminata con la produzione finale in studio da Matteo. Ma voi quindi, coppia lavorativa nella vita, si riesce a combinare la cosa? È sì, difficile? A livello artistico secondo me anzi è molto, cioè la fa crescere, è bello, è una cosa in più. Aiuta? Sì, 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 assolutamente. Ah, quindi me esatto, sì, quando dicono no perché poi lavorate insieme, siete sempre insieme, no, non è così. All'inizio non l'abbiamo fatto e avevamo paura anche noi di questa cosa, però poi è venuto naturale, nel senso nessuno ha forzato l'altro e quindi è giusto così. È giusto così. Siccome hai una voce bellissima, esatto, prima ci hai regalato un tuo pezzo, l'ultimo è uscito, adesso andiamo qualche passo indietro al 2021, esatto, e ascoltiamo Se piove. Piove. Sei pronta? Certo. Sempre canta Margot. Piove su muri scritti e mezzi rovinati. Piove sull'asfalto pieno di rifiuti gettati. Piove nel giorno in cui non sento più l'estate. E piove su di noi in questo autunno inaspettato. Vorrei che il vento pulisse l'aria, che ogni singola goccia fosse storia. Sentirai la pioggia sulla faccia, alzerai al cielo le tue braccia. E se piove sul bagnato non ci penserai, ma se piove su di noi sono guai. Sole ci sentiamo quando fuori piove. Il mio cuore appeso come un quadro chissà dove. Cade il fiore che appassisce ma non muore. Ma se piove l'acqua lo trascinerà altrove. Aspetto che il vento pulisca l'aria, che ogni singola goccia diventi storia. Sentirai la pioggia sulla faccia, alzerai al cielo le tue braccia. E se piove sul bagnato non ci penserai, ma se piove su di noi
Sono guai che ci cadono addosso, perché forse non stiamo più al passo. O sarà solo il peso del tempo che hai speso per essere un altro. E sentirai la pioggia sulla faccia, alzerai al cielo le tue braccia. E se piove sul bagnato non ci penserai, ma se piove su di noi sono guai. Grazie. Mamma mia, sei veramente la voce di una dolcezza. Che bello. Grazie. Pazzesca. Hai sempre cantato. Fin da piccola, sì, con il padre musicista, appunto, come dicevamo prima, comunque là in casa c'era sempre musica, e che fai? Cioè, la cosa più naturale che ti viene da fare è cantare. Che bello, per fortuna non ero stonata, quindi me lo lasciavano fare. Che meraviglia, tra un po' uscirà il tuo album, sì, il tuo primo album. Sì, esatto. Ancora siamo in attesa dell'uscita, perché stiamo facendo un pochettino di... Purtroppo, ecco, per un'uscita del genere così importante non è un EP, quindi ci sono un bel po' di brani importanti per me, e anche perché la prima uscita, appunto, non si può gettare tutto all'aria così con troppa facilità e leggerezza, quindi sì. Aspettiamo che il momento propizio. Volete essere pronti, insomma. Sì, e esatto. Noi siamo pronti per ascoltarvi. Io direi, abbiamo dato finito. Che è finito. No, sì. Però l'altra volta mi ricordo che tu sei cresciuta con Giorgia, come saprei le cose. Sì, ci sì, regali sì. Un pezzettino? Oh, si può fare. Lo facciamo noi. Esatto. No, lo fanno loro. No, si può fare. È che Giorgia è davvero. Vabbè, solo un pezzettino, non tutta. Vabbè, magari è difficile con no, ma dato che le mi hai messo in difficoltà. Vabbè, ragazzi, niente, vabbè, ci ho provato. No, io vabbè. Voglio invece, con questa sonorità, mi dovete fare sì. Domenica insieme è finita, domenica prossima, una roba del genere. Ah, va bene. Ah, ce la dobbiamo inventare, quindi. Certo. Così va bene? Vai, il jingle. Vai, il jingle, insieme. Cioè, finale. Ma ce lo quindi... Fate come così volete. Come volete. Ok. Poi c'è la SIAE, però poi... Ma quello ci pensiamo dopo, voi non vi preoccupate. Parliamo noi con i nostri capi. Faccio il giro, no? Quello di Se piove. Ah, va bene. Devo inventare un'altra cosa. Domenica insieme è finita. Ci si vede la prossima domenica insieme a... Manuela e Salvatore. Grazie ragazzi. Che bello. Grazie. Che meraviglia. Si può andare a dormire quindi. Sì, no? Sì, è tipo... Adesso esatto. Il palinsesto di Cusano continua, perché dopo di noi c'è POV con Deborah Carletti, mentre noi torniamo sabato prossimo alle 16.30 sul 264 con Pettegolezzi e Social. Tu domani, perché domani c'è tanta carne al fuoco a Pettegolezzi e Social alle 13.45. Alle 14.30 e domenica prossima con Domenica Insieme. Dalle 14 in avanti. Grazie per essere stati con noi. A domenica prossima. Ciao. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao.